giornata importante, sono veramente soddisfatto della partecipazione delle rappresentanze del settore agricolo agroalimentare piemontese e delle rappresentanze delle istituzioni, un momento in cui abbiamo avuto la possibilità di fare il punto della situazione con degli esperti a livello nazionale e internazionale su quella che è l'evoluzione dell'agricoltura e soprattutto anche delle politiche agricole, e andando a delineare quelle che sono le sfide con cui tutti noi ci confrontiamo giornalmente anche all'interno delle aziende agricole. A partire ovviamente dalla pressione dei cambiamenti climatici, malattie, insetti che giornalmente ci mettono comunque in difficoltà nel portare a termine le nostre produzioni, ma a seguire anche con quelle che sono le sfide che le istituzioni europee ci stanno ponendo come valori minimi da raggiungere in termini di riduzione di utilizzo delle risorse, e penso alla riduzione di utilizzo di acqua, di prodotti antiparassitari, e quindi ad una maggior sostenibilità ambientale che viene richiesta sulle nostre colture. Direi che il sistema piemontese è un sistema che è sempre stato molto attento a queste problematiche e che quindi ha già intrapreso un percorso di questo genere, ma le sfide attuali sono davvero ambiziose, per cui credo ci fosse la necessità di fare il punto della situazione con tutti per insieme definire quello che può essere un percorso, una strategia, degli obiettivi da perseguire in collaborazione con i poli universitari e con gli altri centri di ricerca a livello nazionale e internazionale per poter dare gli strumenti alle aziende per poter giocare questa sfida. Intanto risolvere alcune criticità in termini di insetti e di gestione della pressione dei cambiamenti climatici, ma di pari passo provare a fare in modo che il Piemonte possa rispondere in maniera efficace a quelle che sono le sfide che la società e le istituzioni stanno ponendo. Questo è un percorso che le aziende non possono fare da sole, ma io credo che oltre alle norme, alle indicazioni, alle percentuali da raggiungere, le istituzioni si debbano sforzare, e noi ci mettiamo a disposizione nel lavorare in questo solco, nel fornire alle aziende gli strumenti necessari perché si possa dare una risposta concreta a queste necessità. Dobbiamo renderci conto che il mondo attorno a noi non sta fermo, quindi giornalmente le altre realtà, altri distretti produttivi come il nostro, investono in innovazione, in ricerca, in sperimentazione, nel trovare delle soluzioni, e quindi neanche il Piemonte si può permettere di rimanere fermo, ma anzi dobbiamo avere l'ambizione di poter essere più veloci magari di altri nel trovare delle soluzioni, sostenibili anche da un punto di vista economico e nel divulgarle e mettere a disposizione di tutte le imprese del nostro territorio perché possano fare attività di produzione in maniera competitiva. Di pari passo dobbiamo avere la capacità di leggere e di produrre dei nuovi modelli di produzione, nuove culture, nuove attività da poter proporre in quei territori che in questo momento stanno facendo una rilettura di quelle che sono le loro potenzialità in termini di produzione agricola e agroalimentare. Penso alle aree interne, penso alla montagna, dove ci sia un lavoro importante da fare, dove andare a rivalutare alcune culture del passato, a valutarne di nuove, in funzione del fatto che oggi quello che in tempo poteva sembrare ed è stato abbandonato perché non sostenibile, grazie all'introduzione magari di nuove tecnologie, nuove attrezzature, può essere sostenibile, può dare garanzia di reddito a delle aziende. E di pari passo, considerando anche il fatto che i cambiamenti climatici hanno un impatto negativo o comunque di rivalutazione delle situazioni per poter essere resilienti rispetto alla poca acqua che arriva, alle precipitazioni intense di alcuni momenti, all'aumento delle temperature, ma cambiano anche le situazioni ambientali di alcuni nostri territori, che quindi un tempo potevano essere non vocati o poco vocati ad alcune produzioni e oggi potrebbero ritrovarsi invece nelle condizioni di fare delle produzioni di qualità, magari di alcune coltivazioni che in passato non pensavano di non poter fare. Quindi c'è veramente un lavoro importante, un lavoro che Agrion vuole fare, che non può fare da sola e soprattutto che deve essere fatto in termini di ricerca e innovazione in funzione di quella che è la strategia, gli obiettivi che le rappresentanze della filiera agroalimentare e le istituzioni si danno per il futuro della nostra economia, dei nostri territori rurali.